Allora siamo ancora qui. Capitolo 5 dedicato alla regolazione dei liquidi corporei e più precisamente qui, nella parte dedicata alle sintesi finali, dove abbiamo avviato, a partire da sintesi 4, la ricostruzione storica della comparsa dei principali termini impiegati in questo contesto, con l'obiettivo di chiarire alcune aree concettualmente un po' grigie, proprio grazie al ripasso semantico delle ragioni che hanno portato alla loro introduzione. E oggi parleremo di quando, come e perché comparvero nel mondo scientifico i termini osmolarità e osmoli. E dal momento che ho ben percepito le perplessità che avete espresso, direi chiaramente, di fronte a questa sezione dedicata al ripasso delle origini storiche di termini che usiamo quotidianamente, ho pensato che il modo più semplice per superarle sia quello di partire direttamente dagli errori che troviamo più frequentemente in questo contesto e che derivano proprio dalle radici etimologiche delle parole osmolarità e osmoli, errori tutti riconducibili ad un'unica fonte, tanto che, come abbiamo anticipato nel titolo di questo filmato, si tratta in realtà sempre dello stesso errore, espresso in modi diversi, ma sostanzialmente sempre lo stesso. Vogliamo vedere? Vi propongo 10 errori, compresi quelli che avevamo già incontrato nei filmati precedenti. Adesso ci limitiamo ad elencarli uno per uno e poi ripasseremo le ragioni da cui sono derivati. Primo, l'osmolarità è la misurazione della concentrazione delle moli osmoticamente attive o osmoli presenti in quel campione di plasma capaci di esercitare attrazione osmotica. Secondo, l'osmolarità dei liquidi corporei è regolata dall'ormone antidiuretico. Terzo, possiamo scrivere osmolarità plasmatica e poi, aperta parentesi, tonicità, perché c'è una sorta di omonimia tra i concetti di osmolarità e tonicità. Quarto, osmolarità è un termine più spesso usato quando ci si riferisce al sangue e tonicità è più spesso usato quando ci si riferisce alle infusioni endovenose, ma i due termini possono essere usati in modo interscambiabile. Quinto, la differenza numerica tra osmolarità e tonicità è così piccola che non è importante nella pratica clinica, per cui, in effetti, questa differenziazione è raramente significativa. Sesto, la tonicità è la concentrazione di una soluzione che determina la direzione e l'entità della diffusione. Settimo, se il risultato del campione fornito dall'osmometro, cioè l'osmolalità del campione, è ok, vuol dire che la tonicità è ok, perché normo osmolare è, come dire, normo tonico. Ottavo, iperosmolarità significa ipertonicità, perché comunque c'è un numero molto elevato di particelle in soluzione. Nono, se due soluzioni abbassano nello stesso modo la temperatura di congelamento dell'acqua in un osmometro crioscopo, allora stesso abbassamento della temperatura, stessa concentrazione di soluti
e dunque stessa tonicità. Decimo, le soluzioni isotoniche delle infusioni endovenose non hanno necessariamente gli stessi costituenti chimici, ma hanno la stessa concentrazione di particelle. Fisiologica 0,9%, glucosata 5% e ringer lattato sono tutte soluzioni iso-osmolari e quindi isotoniche. E dunque il termine isotonico può essere usato in modo interscambiabile con iso-osmotico. Nessuna di queste affermazioni è corretta. 10 errori, ma in realtà un errore solo, perché non sono 10 errori diversi, ma è sempre lo stesso errore derivato da un unico problema, di natura semantica. E da dove nasce questo errore? Proprio solo di qui, dal significato attribuito alle parole osmole e osmolarità nel momento storico in cui furono introdotte, significato che poi, con il progredire delle conoscenze scientifiche, si è visto non corrispondere alla realtà nel contesto delle soluzioni presenti nel corpo umano. Punto. Allora, io direi di limitarci adesso a ricostruire l'ordine logico dei concetti, senza più entrare nei dettagli che potete andare a ripassare nei primi filmati di questa sintesi finale, dedicata alla differenza tra osmolarità e tonicità, ed utilizzando liberamente il traduttore mentale istantaneo che abbiamo impiegato più volte nei filmati. Per cui, se incontrate termini non convenzionali, vuol dire che sono nostri neologismi. Dunque, vediamo un po'. Quando e perché nasce l'idea di proporre questi nuovi termini nel mondo scientifico? Beh, tutto è partito dal fatto che gli scienziati volevano poter contare le particelle submicroscopiche che non era possibile vedere ad occhio nudo. E per farlo hanno avuto l'idea geniale di osservare cosa succede quando soluzioni di particelle diverse entrano in contatto transmembrana con l'acqua pura. Succede che l'acqua si muove. Ed ecco che cosa c'entra l'osmosi. Sul nostro pianeta, l'acqua deve sempre distribuirsi in modo tale che la sua tendenza a muoversi, cioè il suo potenziale, sia lo stesso in tutti i compartimenti. Questa è la legge dell'equilibrio dell'acqua che si realizza nelle cascate grazie alla forza di gravità ed invece grazie all'osmosi quando soluzioni diverse vengono a contatto attraverso pareti o membrane interposte, come abbiamo visualizzato nelle nostre metaforiche vasche di ispirazione prossemica. In questo caso, a condizionare il movimento dell'acqua transmembrana sono i soluti confinati in un compartimento che schiacciano le molecole di acqua limitandone la libertà d'azione e, di conseguenza, producono una attrazione sulle molecole di acqua più libere presenti dall'altra parte della membrana, che spingeranno per attraversare la membrana con quel movimento chiamato osmosi, che significa letteralmente spinta, proprio per esprimere la forza con cui l'acqua si muove attraversando le barriere interposte fino a quando la sua libertà sarà pareggiata ai due lati. Ed è proprio questo il principio su cui si è basata la costruzione degli apparecchi chiamati osmometri, che riproducono il movimento dell'acqua transmembrana e consentono
di derivarne il numero di soluti presenti perché, naturalmente, più ci sono soluti qui che non attraversano le membrane, maggiore è il movimento dell'acqua. Dopo un primo problema lessicale comparso all'inizio dell'Ottocento, legato alla sovrapposizione dei due termini endoosmosi ed esoosmosi, si arrivò in tempi brevi a definire con un unico termine, osmosi, il movimento dell'acqua che spinge per attraversare la membrana rivolta verso il compartimento che contiene i soluti confinati e non permeanti la membrana, e ben distinto dal termine diffusione, che indica invece il movimento dei soluti permeanti che possono attraversare la membrana ed equilibrarsi così ai due lati. E l'osmosi fu misurata al contrario, valutando quanta pressione fosse necessario esercitare sulla soluzione per antagonizzare questa attrazione e quindi impedire il movimento dell'acqua transmembrana. Allora, naturalmente, gli apparecchi che misurano l'osmosi furono chiamati metri, cioè misuratori dell'osmosi, dunque osmometri. E questi apparecchi forniscono la concentrazione del campione in esame, cui è stato dato il nome di osmolarità, che esprime il numero di soluti presenti, cui è stato dato il nome di osmoli. E perché, per definire la concentrazione del campione in esame e i soluti presenti, non sono stati invece impiegati i termini di molarità, moli, e sottomultipli, millimoli, che esistevano ormai da tempo, come abbiamo visto in sintesi 5? Beh, semplicemente perché si era chiarito che i composti in soluzione possono comportarsi in modo diverso. Alcuni rimangono sempre un blocco unico, mentre altri si dissociano in subcomponenti. E l'apparecchio che misura l'osmosi se ne accorge perché l'attrazione di acqua transmembrana è esercitata da tutte le particelle presenti anche post dissociazione. Per esempio, se qui c'è una mole, cioè l'enorme mucchio di 6.022 per 10 alla 23 composti indissociabili, questo mucchio attirerà acqua facendo alzare la colonna fino a qui. Ma se invece c'è lo stesso mucchio di un composto che in soluzione si dissocia in due subunità, alla fine le particelle post-dissociazione qui saranno in numero doppio rispetto al mucchio iniziale. E siccome anche quelle post-dissociazione sono tutte in grado di esercitare attrazione osmotica, attireranno il doppio di acqua e difatti la colonna si alzerà del doppio. Quindi, se io misuro in un osmometro una soluzione in cui ho sciolto una millimole di cloruro di sodio in un litro di acqua, l'osmometro registrerà la presenza non delle molecole di cloruro di sodio in blocco, ma delle due subunità che derivano dalla loro dissociazione, e perciò mi dirà che in quel campione è presente non una millimole di cloruro di sodio per litro, ma una millimole di sodio più una millimole di cloro, perché il composto originale si è dissociato. E dunque, la concentrazione finale effettiva sarà il doppio rispetto a quella che ci sarebbe stata se il composto non si fosse dissociato, e cioè sarà di 2 millimoli per litro, o più precisamente di circa 2 millimoli per litro, perché c'è da tener
conto dei correttivi richiesti dalle dissociazioni incomplete, come abbiamo già visto in sintesi 1. In conclusione, quando i soluti si dissociano, c'è una molarità nuova da calcolare, e cioè quella reale dopo la dissociazione. E a questa molarità nuova bisogna anche dare un nome nuovo. Molti anni fa era stato proposto il termine di molarità colligativa per esprimere questa concentrazione finale effettiva di tutte le particelle misurate da questi apparecchi, che potremmo tradurre come molarità congiunta di moli indissociabili più moli dissociati. Se questa proposta si fosse diffusa, noi oggi diremmo che gli osmometri misurano la molarità congiunta di moli dissociate, mentre invece la molarità colligativa è stata più comunemente definita osmolarità, e difatti oggi noi diciamo che gli osmometri misurano l'osmolarità. Così come diciamo che l'osmolarità è la concentrazione non di moli dissociate, ma di osmoli, e questo perché ha prevalso l'intenzione di utilizzare termini funzionali, con un preciso riferimento a quello che i soluti fanno per essere riconosciuti negli apparecchi misuratori dell'osmosi, come spiegava molto chiaramente il pediatra Gamble. I valori delle sostanze dovrebbero essere espressi nei termini della loro attività osmotica, cioè della loro capacità di svolgere l'azione specifica di produrre attrazione osmotica o osmosi, e quindi osmillimoli. Ok, allora, prefisso os, abbreviazione di osmosi, attaccato alle parole molarità e moli, introdotto proprio per produrre, letteralmente, un miscuglio tra il concetto di osmosi da una parte e molarità e moli dall'altra, e calamitare così la nostra attenzione sul fatto che stiamo parlando di soluti responsabili dell'osmosi. Ma poi si scoprì che i soluti aggiunti all'acqua, riducendone la libertà d'azione, producono un ingombro, per cui non solo attirano acqua transmembrana se messe a confronto con l'acqua pura, ma la fanno anche congelare a temperature più basse, ed è per questo che noi, per evitare il ghiaccio, buttiamo sale sulle strade e aggiungiamo antigelo alla macchina, e la fanno bollire a temperature più alte e ne rallentano l'evaporazione, e cioè esercitano tutti insieme quelle famose proprietà colligative che noi abbiamo tradotto come azioni di disturbo collegiale. Vedi prima parte della sezione dedicata alle sintesi. Allora, naturalmente, furono ideati altri strumenti capaci di misurare il numero di soluti presenti attraverso le altre azioni che i soluti sanno svolgere per il solo fatto di essere presenti. E noi abbiamo proposto di definirli utilizzando prefissi che, in analogia alle parole osmolarità e osmole, siano capaci di richiamare esplicitamente anche le altre attività che quegli stessi soluti esercitano tutti insieme collegialmente. E dunque, ecco l'immagine finale rigorosamente simmetrica dal punto di vista lessicale, in cui, oltre agli osmometri, come termini storicamente accreditati, ci sono solo criometro ed ebulliometro,
che si possono trovare in lavori scientifici un po' datati, mentre gli altri sono nostri neologismi. Qui un criometro che fornisce la concentrazione, criomolarità, delle criomoli che abbassano la temperatura a cui l'acqua congela. Qui un ebulliometro che fornisce la concentrazione, ebulliomolarità, delle ebulliomoli che alzano la temperatura a cui l'acqua bolle. Ed infine qui un vapometro che fornisce la concentrazione, vapomolarità, delle vapomoli che rallentano l'evaporazione. Ok, allora, quattro apparecchi per contare i soluti presenti in una soluzione attraverso la misurazione delle quattro attività collegiali che sanno svolgere, di cui il primo è certamente più complesso perché è l'unico a richiedere il confronto con acqua transmembrana. Ed ecco perché, per una serie di ragioni pragmatiche, tra cui le procedure molto più semplici e i campioni richiesti molto contenuti, si sono diffusi soprattutto i criometri. Ma nella pratica clinica quotidiana questi strumenti, come pure anche gli altri, sono tutti sempre chiamati osmometri ed i risultati vengono espressi sempre come osmolarità e osmoli sulla base di questo semplice presupposto. Dal momento che ogni soluto aggiunto all'acqua sa svolgere tutte le quattro attività collegiali, uno stesso campione misurato in apparecchi diversi fornirà per forza lo stesso numero di soluti presenti e perciò tanto vale continuare a usare le parole osmolarità e osmoli dal momento che sono già in uso, anche se la concentrazione è misurata in un altro modo. Chiaro? Se un campione misurato in un osmometro a membrana ha una concentrazione intorno a 300 milliosmoli per litro, lo stesso campione misurato in un criometro avrà una concentrazione di circa 300 millicriomoli per litro, che verranno però espresse come milliosmoli. E questo è proprio quello che è stato fatto ancor sempre nell'Ottocento, quando fu possibile effettuare i primi studi sulla concentrazione dei liquidi corporei grazie all'invenzione del famoso ago del dottor Strauss, che consentì di eseguire prelievi di sangue superando le precedenti tecniche di sezioni di venule superficiali o punture ripetute della cute. Campioni di sangue di persone in buona salute trasferiti in un osmometro criometro abbassavano la temperatura di congelamento dell'acqua pura a meno 0,56 gradi centigradi, cioè producevano una differenza o delta crioscopico di 0,56. Allora, quanti soluti sono presenti nella parte liquida del campione? Beh, si sapeva che l'acqua pura congela a 0 gradi centigradi e che una osmole, cioè 1000 milliosmoli di qualunque tipo di soluti presenti aggiunti all'acqua pura abbassano il punto di congelamento da 0 gradi centigradi a meno 1,86, per cui il calcolo da fare era molto semplice. Se 1000 milliosmoli producono un delta crioscopico di 1,86, x milliosmoli presenti nei campioni producono un delta di 0,56, e cioè 1000 sta a 1,86 come x sta a 0,56. x uguale 0,56 per 1000, cioè
560 diviso 1.86 uguale circa 300 milliosmoli. E oggi, a distanza di più di un secolo, il risultato è sempre lo stesso. La concentrazione di soluti plasmatici misurata da un osmometro criometro, come da qualunque altro osmometro, è in condizioni fisiologiche intorno a 300 millicriomoli, che vengono espresse come 300 milliosmoli per litro. Ed eccoci giunti alla domanda cruciale. Queste 300 milliosmoli misurate dallo strumento sono tutti soluti che in vivo nel corpo umano si comportano come in laboratorio e dunque sono tutti capaci di condizionare il movimento dell'acqua, cioè l'osmosi, attraverso le membrane con cui vengono a contatto? E la risposta, purtroppo, è no. Queste 300 milliosmoli sanno sì svolgere tutte le loro quattro attività collegiali negli apparecchi che le misurano, ma per quel che riguarda l'attrazione osmotica sono osmoli reali solo in laboratorio, mentre invece sono presunte osmoli in vivo, perché non è affatto detto che si comportino nelle vasche di laboratorio proprio come nel plasma e nei liquidi interstiziali a contatto con le cellule del corpo umano. E questo non perché nel corpo umano non esiste acqua pura, dal momento che, comunque, l'equilibrio del potenziale idrico si deve realizzare in ogni caso sempre, anche quando il confronto non è tra una soluzione da una parte e acqua pura dall'altra, ma tra soluzioni con concentrazioni diverse. E difatti, l'osmosi, cioè il movimento dell'acqua transmembrana, avviene anche nel corpo umano ed è sempre condizionata solo dai soluti che non attraversano le membrane interposte tra compartimenti diversi. Il problema è che non tutti i soluti che non attraversano le membrane degli apparecchi di laboratorio fanno anche poi la stessa cosa nel corpo umano, perché invece lì qualcuno attraversa, dal momento che le membrane cellulari hanno una complessa ed articolata permeabilità selettiva. E dunque, quello che fa la differenza sono le membrane, che nel corpo umano sono permeabili non solo all'acqua, ma in modo altamente discrezionale anche ad alcuni soluti. E questo cambia tutto, perché significa che nel numero di presunte osmoli fornito dall'osmometro sono compresi invece anche soluti che in vivo si comporteranno come permeabili, attraversando le pareti ed entrando così dentro le cellule senza poter esercitare nessuna attrazione osmotica e dunque senza comportarsi da vere osmoli in vivo. Ho trovato molto bella e lapidaria questa frase che vi ripropongo. Gli osmometri sono indifferenti al fatto che una osmole possa permeare o meno le pareti cellulari umane, cioè non le sanno riconoscere, semplicemente perché non misurano questo tipo di attività in un ambiente equivalente a quello del corpo umano. Ecco il vero problema concettuale presente da più di un secolo. Noi chiamiamo le particelle misurate dall'osmometro con un nome che non si limita a definirle mucchi di particelle, ma le descrive invece esprimendo un'attività che sanno esercitare in vitro. E questo ci porta a presumere che si comportino poi tutte così anche in vivo.
solo che non è vero. Cioè, noi le chiamiamo tutte osmoli, ma non è vero che siano tutte vere osmoli in vivo. E però, differenziare le vere osmoli di laboratorio dalle presunte osmoli in vivo è cruciale proprio nel mondo biologico, dove il movimento dell'acqua transmembrana può comportare un rischio vitale per le cellule. Ecco perché è così importante per noi riconoscere le vere osmoli, capaci di condizionare il movimento dell'acqua nel corpo umano, che è composto per la maggior parte da acqua distribuita in compartimenti diversi separati da membrane, dove tutti i processi biochimici necessari alla vita si svolgono in ambienti acquosi. Chiaro? Ripetiamo la sintesi del percorso storico. Prima tappa. Era necessario poter contare le particelle submicroscopiche invisibili ad occhio nudo. Seconda tappa. Sono stati creati strumenti capaci di contarle grazie a quello che le particelle sanno fare in vitro per il solo fatto di essere presenti nella soluzione. Terza tappa. Si è scelto di definire la concentrazione di queste particelle non con termini descrittivi, ma con termini funzionali, che esprimano quello che queste particelle sanno fare negli apparecchi di laboratorio e, per ragioni pragmatiche, si sono sempre continuati ad usare i termini osmolarità ed osmoli introdotti ab initio per descrivere quello che le particelle sanno fare negli osmometri a membrana, anche quando vengono misurate invece in altri tipi di apparecchi. Quarta tappa. Quando questi strumenti vengono utilizzati per misurare la concentrazione dei liquidi corporei o di soluzioni che verranno a contatto con i liquidi corporei, definire osmolarità questa concentrazione di particelle chiamate osmoli, invece che molarità congiunta di moli dissociate, può portarci a presumere erroneamente che tutte le particelle misurate dall'osmometro si comporteranno poi tutte come osmoli in vivo, condizionando il movimento dell'acqua transmembrana, mentre invece lo faranno solo quelle impermeabili non penetranti le membrane cellulari umane, che sono ben diverse dalle membrane dell'osmometro. Ok, allora. E quali passi avanti sono stati fatti nell'ultimo secolo per superare questo problema lessicale concettuale? Beh, prima di tutto ricordiamoci che l'osmosi, gli osmometri e gli altri apparecchi hanno avuto una grandissima diffusione anche nel mondo industriale per applicazioni diverse, come in zuccherifici, depuratori di acqua salina o apparecchi per l'osmosi inversa, o per misurare concentrazioni molto alte di soluti, ad esempio quantizzazione di inquinanti, o per dedurre la massa di polimeri macromolecolari, o per studiare le adulterazioni, ad esempio del latte. E in tutti questi contesti è essenziale conoscere il numero di particelle presenti nel campione, ma che questo numero venga espresso come numero di moli dissociate o di osmoli non cambia niente, perché queste soluzioni non vengono analizzate per sapere come si comporteranno poi una volta a contatto con le membrane cellulari, e quindi non c'è il rischio di trasferire istintivamente una reale attività di laboratorio ad una presunta funzione in vivo, come c'è invece nel mondo biologico.
E difatti le parole osmolarità e osmoli per descrivere la concentrazione di soluti fornita da questi apparecchi hanno continuato a vivere di vita propria in tutti questi contesti dove non creano problemi di tipo semantico. Mentre invece dal mondo biologico sono partite le proposte dei correttivi lessicali. Primo correttivo: aggiungere ai termini osmolarità e osmoli un aggettivo qualificativo professionalizzante. Invece di osmolarità tout court, dobbiamo parlare di osmolarità totale, nel senso di concentrazione di tutti i soluti presenti, dentro cui è inclusa l'osmolarità efficace, e cioè la concentrazione delle sole osmoli efficaci, che, come dice l'aggettivo qualificativo professionalizzante, sono quelle davvero capaci di esercitare attrazione osmotica in vivo. Oppure, secondo correttivo, possiamo proprio cambiare i nomi e sostituire osmolarità efficace con tonicità, termine molto icastico di provenienza dal mondo della biologia vegetale, che descrive una funzione e più precisamente una attività comportamentale, e proprio per questo aiuta molto a visualizzare con gli occhi della mente le differenze concettuali delle parole. Osmolarità totale trasferita nel corpo umano descrive il numero totale di soluti. Tonicità esprime l'effetto che solo i soluti impermeabili, non penetranti le membrane, possono provocare sul volume cellulare, perché condizionano il movimento dell'acqua transmembrana, che nella nostra metafora prossemica, proposta in questi filmati, è finalizzato a pareggiare le bolle spaziali circostanti di osmoli efficaci nei due compartimenti diversi, anche al prezzo di modificare i volumi cellulari. Se i liquidi extracellulari hanno una osmolarità efficace o tonicità patologicamente elevata, cioè se la soluzione è ipertonica, il volume cellulare si restringe, cedendo acqua alle bolle spaziali extracellulari troppo sacrificate. Se i liquidi extracellulari hanno una osmolarità efficace o tonicità patologicamente bassa, cioè se la soluzione è ipotonica, il volume cellulare si dilata prendendo acqua dalle bolle spaziali extracellulari troppo dilatate. Quindi, attenzione, noi non potremmo fare a meno delle informazioni che ci forniscono gli osmometri per studiare la fisiopatologia dell'equilibrio delle concentrazioni nel corpo umano. Perché? In ogni caso, valori che si discostino dalle concentrazioni normali, sia in eccesso che in difetto, esprimono comunque sempre quadri patologici da indagare. Ma, dopo questo primo dato indispensabile, dobbiamo poi procedere con le indagini necessarie per capire quale sottotipo di osmoli sia presente in concentrazione non fisiologica. Perché le patologie che possono derivare da modificazioni quantitative delle osmoli permeabili o impermeabili hanno patogenesi e dunque terapie del tutto diverse. Per esempio, un accumulo di soluti permeabili che attraversino le membrane come urea o glicole etilenico può mettere a rischio la vita delle cellule senza modificarne il volume e richiedere trattamenti di circolazione extracorporea finalizzati alla loro rimozione, mentre invece
un accumulo di soluti impermeabili o una loro carenza può condizionare la sopravvivenza delle cellule attraverso modifiche del loro volume e quindi richiedere altri trattamenti specifici finalizzati a riportare verso valori normali la concentrazione dei soluti impermeabili non penetranti dei liquidi extracellulari. Solo che non esistono, almeno per ora, strumenti capaci di identificare nel campione in esame né proprio solo i soluti che si comporteranno poi come vere osmoli toniche non penetranti in vivo, né i soluti che invece attraverseranno sempre le membrane, e questo perché la tonicità non è una semplice proprietà chimico-fisica misurabile in vitro, ma una funzione comportamentale che dipende da variabili diverse. Vedasi ad esempio l'urea reversal syndrome ripassata in sintesi 3. E perciò noi dobbiamo continuare a studiare e nella pratica giornaliera partire sempre dal quadro clinico e adottare i percorsi base ripassati in sintesi 2 e 3 che comprendono la misurazione effettuata dagli apparecchi, i calcoli basati sul sodio e anioni corrispondenti in qualità di soluti non penetranti davvero impermeabili oltre ogni ragionevole dubbio, e le formule più semplici ed essenziali per il calcolo del gap osmolare, così da arrivare alla diagnosi finale. Bene, adesso io direi che possiamo tornare ai 10 errori da cui siamo partiti. Primo errore: l'osmolarità è la misurazione della concentrazione delle moli osmoticamente attive o osmoli presenti in quel campione di plasma capaci di esercitare attrazione osmotica. Non è vero. L'osmolarità misurata in laboratorio descrive la quantità totale o globale o complessiva di tutti i soluti presenti in quel campione di plasma, ma non tutti si comportano in vivo come vere osmoli, perché alcuni invece entrano nelle cellule e quindi non sono capaci di esercitare attrazione osmotica. Secondo errore: l'osmolarità dei liquidi corporei è regolata dall'ormone antidiuretico. No, è la tonicità dei liquidi corporei ad essere regolata dall'ormone antidiuretico, come abbiamo ripassato in sintesi 3. E difatti, una fonte autorevole come il New England già da molto tempo ha sottolineato come gli osmorecettori sarebbero più correttamente da definire recettori di tonicità, che noi abbiamo tradotto come tonorecettori, perché i campanelli di allarme a livello ipotalamo-ipofisario sono innescati non dalla semplice concentrazione ematica di tutti i soluti presenti, ma dalla tensione cui viene sottoposta la parete cellulare a causa del rapporto transmembrana soltanto dei soluti impermeabili, cioè le osmoli efficaci o tonomoli, che sono le uniche comprese nella tonicità. Bene, a questo punto mi aspetto naturalmente un'obiezione. Ma come? In sintesi 3 avevamo detto che questa potrebbe essere una sineddoche. Obiezione accolta, è vero. La sineddoche, del tutto per indicare una parte, è quando diciamo, ad esempio, che l'Italia ha vinto il campionato del mondo, invece di dire che la squadra di calcio dell'Italia ha vinto il campionato del mondo. E nel contesto di cui parliamo oggi, possiamo trovare la parola osmolarità, concentrazione di tutti i soluti, impiegata per consuetudine,
ma in realtà con lo scopo di indicarne invece solo una parte e quindi la concentrazione solo delle tonomoli impermeabili, cioè la tonicità. Quindi, ok, questa frase può essere usata come una sorta di sineddoche, nel senso che si dice osmolarità per dire osmolarità efficace o tonicità, ma c'è il rischio che chi la legge o chi la sente la interpreti in senso letterale, senza poter perciò distinguere correttamente i concetti di osmolarità e tonicità. E dunque, attenzione, in questo caso la sineddoche può sfociare in veri e propri errori. Terzo e quarto errore. Possiamo scrivere osmolarità plasmatica e poi, aperta parentesi, tonicità, perché c'è una sorta di omonimia tra i concetti di osmolarità e tonicità. Osmolarità è un termine più spesso usato quando ci si riferisce al sangue e tonicità è più spesso usato quando ci si riferisce alle infusioni endovenose, ma i due termini possono essere usati in modo interscambiabile. Non è vero, non c'è nessuna omonimia tra le due parole e il termine tonicità è stato proposto in alternativa ai soli aggettivi differenziatori, proprio per evidenziare ulteriormente la distanza tra i concetti espressi dalle parole. E questa differenziazione non ha alcun senso. Che ci si riferisca al sangue o alle flebo, i due termini osmolarità e tonicità non sono affatto interscambiabili, semplicemente perché indicano due cose diverse. Quinto errore. La differenza numerica tra osmolarità e tonicità è così piccola che non è importante nella pratica clinica, per cui, in effetti, questa differenziazione è raramente significativa. Non è vero. Certo, in condizioni fisiologiche questa differenza è piccola dal punto di vista numerico, ma è invece molto importante e significativa dal punto di vista concettuale, perché distingue due entità del tutto diverse, che possiamo memorizzare con gli occhi della mente con queste due immagini simboliche. Quando parliamo di osmolarità totale, è come guardare tutti i soluti distribuiti in uno spazio comune senza confini interposti. Quando parliamo di tonicità, ci concentriamo invece solo sui soluti impermeabili e soprattutto possiamo vedere l'effetto che il loro rapporto transmembrana esercita sul volume delle cellule. Sesto errore. Non è vero che la tonicità è la concentrazione di una soluzione che determina la direzione e l'entità della diffusione, perché invece la tonicità è la concentrazione dei soli soluti impermeabili che determinano l'osmosi, mentre la diffusione è il movimento transmembrana dei soli soluti permeabili che, aggiunti a quelli impermeabili, sono compresi nell'osmolarità totale. Vedi sintesi 3. Settimo errore. Se il risultato del campione fornito dall'osmometro, cioè l'osmolarità del campione, è ok, vuol dire che la tonicità è ok, perché normo osmolare è come dire normo tonico. Non è vero, perché, come abbiamo visto in sintesi 2, se l'osmolarità plasmatica è nei range, a parità di osmolarità totale, la tonicità può anche essere molto diversa e talora patologica. E quindi
Il volume delle cellule può essere in qualche caso alterato a fronte di gap osmolari del tutto diversi per quadri patologici con diagnosi e terapie del tutto diverse. Ottavo errore. Iperosmolarità significa ipertonicità, perché comunque c'è un numero molto elevato di particelle in soluzione. Non è vero. In sintesi 2 abbiamo visto che tre pazienti con la stessa iperosmolarità misurata dagli osmometri possono avere tre quadri del tutto diversi di tonicità. Ipertonicità, tonicità normale o addirittura ipotonicità, perché gli osmometri misurano una iperosmolarità qualunque sia il tipo di particelle presenti in numero elevato, mentre l'ipertonicità c'è solo se le particelle presenti in numero elevato sono quelle impermeabili, capaci di condizionare in vivo l'osmosi e quindi il volume cellulare. Non errore. Se due soluzioni abbassano nello stesso modo la temperatura di congelamento dell'acqua in un osmometro crioscopo, allora stesso abbassamento della temperatura, stessa concentrazione di soluti e dunque stessa tonicità. Non è vero. Se due soluzioni abbassano nello stesso modo la temperatura a cui congela l'acqua, è vero che hanno la stessa concentrazione di moli di soluti post dissociazione oppure osmoli di laboratorio, ma le informazioni finiscono qui perché l'osmometro non può dirmi qual è la loro tonicità. Questa è l'immagine da ricordare. Una stessa osmolarità in laboratorio può corrispondere a diverse tonicità in vivo, perché può essere diverso il numero delle vere osmoli in vivo. C'è un solo caso in cui l'osmolarità fornisce già di per sé una corrispondenza orientativa inevitabile con la tonicità, e cioè quando l'osmolarità totale è bassa, perché se è già patologicamente ridotta la concentrazione di tutti i soluti presenti, per forza sarà patologicamente ridotta anche la concentrazione dei soli soluti impermeabili. E adesso veniamo al decimo errore. Le soluzioni isotoniche delle infusioni endovenose non hanno necessariamente gli stessi costituenti chimici, ma hanno la stessa concentrazione di particelle. Fisiologica 0,9%, glucosata 5%, ringer lattato, sono tutte soluzioni iso-osmolari e quindi isotoniche. E dunque il termine isotonico può essere usato in modo interscambiabile con iso-osmotico. Anche questo non è vero. Se misuriamo in un apparecchio tipo osmometro una fisiologica 0,9% e una glucosata 5%, vediamo che entrambe hanno una concentrazione intorno a 290 milliosmoli litro. Allora, l'osmolarità misurata dagli osmometri in queste flebo è effettivamente vicina a quella misurata dagli stessi apparecchi nei campioni di plasma in condizioni fisiologiche. E dunque è vero che queste due flebo si possono definire isoosmolari al plasma. Ma non è vero che sono entrambe isotoniche, perché una stessa osmolarità non vuol dire una stessa tonicità, come abbiamo appena visto negli errori 7, 8 e 9. A parità di concentrazione totale di soluti, la tonicità può essere ben diversa
perché è costituita dai soli soluti impermeabili. E questa differenza condiziona la distribuzione delle flebo nel corpo umano e dunque lo scopo terapeutico per cui vengono utilizzate. La fisiologica, che contiene solo i soluti sodio e cloro, entrambi impermeabili, non penetranti le membrane, in una concentrazione misurata, vicina a quella plasmatica, ha effettivamente una tonicità simile a quella del plasma, come peraltro anche il ringer acetato e il ringer lattato, composti in maggior parte dai soluti impermeabili cloro e sodio. Ed ecco perché queste flebo rimangono nei liquidi extracellulari e più precisamente soprattutto negli spazi interstiziali perché, a differenza di albumina e mannitolo, attraversano l'endotelio, come ripasseremo più in dettaglio in un prossimo filmato dedicato alle infusioni endovenose. Ma la glucosata 5% non ha soluti impermeabili, perché contiene solo glucosio che, grazie all'insulina, entra in gran parte rapidamente nelle cellule, dove poi sarà metabolizzato e quindi ha una tonicità inferiore a quella del plasma e lo diluisce, distribuendosi poi in gran parte dentro le cellule. E così anche l'elettrolitica, che ha una osmolarità totale addirittura più alta di quella plasmatica, ma è composta per la maggior parte da glucosio, per cui di fatto si comporta come una glucosata al 5% ipotonica, con in più un po' di elettroliti, e quindi diluisce il plasma e si distribuisce poi in gran parte dentro le cellule. E dunque anche questa affermazione non è corretta e anche questa può essere fonte di errori nella pratica clinica di tutti i giorni. Bene, a questo punto possiamo concludere dicendo che, dopo aver diradato le nebbie che confondono osmolarità con tonicità, quando parliamo del corpo umano abbiamo essenzialmente due possibilità. La prima è quella di continuare ad utilizzare i correttivi proposti senza confonderci, mantenendo sempre scolpiti come nella pietra questi concetti. La semplice somma delle concentrazioni di osmoli è una misura inadeguata della tonicità. L'osmolarità è un surrogato imperfetto della tonicità perché la tonicità richiede che siano appropriatamente rimosse dai calcoli le osmoli inefficaci. Oppure, seconda possibilità, ispirati dal New England e da altri autori, possiamo usare tutti i neologismi. Non osmometri, ma molimetri che misurano una molarità dissociata. Non osmolarità totale, ma concentromolarità dissociata. E poi tonicità o concentroattività impermeabile. Non osmorecettori, ma recettori di tonicità o tonorecettori. Non osmoequilibrio, ma equilibrio di tonicità. Osmoliti al posto di osmoli non efficaci ed osmotonici al posto di osmoli efficaci. E poi via, andate avanti voi. E adesso arrivederci a sintesi 6B, dove parleremo di osmolarità e tonicità nelle urine.